Innovazione e sostenibilità per l'olivicoltura di Cartoceto, questi i temi di OliveJet, un progetto triennale che ha puntato al potenziamento della produzione olivicola collinare, con particolare riferimento all'area DOP di Cartoceto. Le nostre realtà territoriali hanno una forte capacità di rappresentare in maniera emblematica l'olivo. È una pianta che in qualche modo è connaturata all'ambiente, al territorio, e la sua produzione è riuscita anche a determinare un prodotto di alta qualità. Si tratta naturalmente oggi di selezionare sempre più al meglio questo prodotto, riuscire a valorizzarlo in un mercato complesso e difficile per la sua identità, ma soprattutto avere la capacità di sviluppare anche la caratteristica della biodiversità di questo prodotto. Significa sostanzialmente tenere nel debito conto il genoma, avere la capacità di riprodurlo e avere la capacità anche di costruire nel paesaggio un genoma che è stato ereditato da una storia quasi millenaria. Da questo punto di vista, quindi, siamo in questa direzione orientati. Adesso dovremo strutturare al meglio quello che è stato anche lo studio scientifico attraverso anche la nuova funzione dell'ulivo, che non è solo quella produttiva, ma anche quella della capacità di captazione della CO2. Entro il 2050 andiamo al tema della neutralità carbonica e naturalmente ogni pianta è preziosa nel riscaldamento climatico. L'olivo, le siepi, i prati pascoli e anche in qualche modo le colture agricole sono un elemento essenziale e sono un punto di equilibrio del nuovo rapporto tra natura, uomo e ambiente. Nell'ultimo appuntamento del progetto, un convegno organizzato a Vallefoglia, è stato possibile fare il punto sulle innovazioni introdotte e condividere le migliori pratiche emerse. Notevole il contributo del nostro territorio, delle nostre aziende e dei nostri produttori, sottolinea il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Concludere qui a Vallefoglia, che ha una buona produzione anche quest'anno, che è stato un anno nero per l'olio extravergine d'oliva, però molti produttori si vede che sono un po' anche fortunati, io stesso sono un po' fortunato, e hanno avuto una discreta produzione nonostante l'anno, insomma, ecco. Quindi pensiamo che questo sia servito, questo studio, questo convegno, questi 3 anni di lavoro, una opportunità straordinaria per migliorare ancora le condizioni della ricchezza anche, virgolette, dei nostri produttori e dei nostri agricoltori, perché è una ricchezza per il territorio, non è una ricchezza per loro, insomma. E quindi nella competizione globale offrire un prodotto di grandissima eccellenza come l'olio extravergine è veramente per noi importante. Un progetto che nasce dalla profonda sinergia tra istituzioni, università, centri di ricerca e realtà del settore olivicolo, una collaborazione che ha aperto nuove strade per l'innovazione e la sostenibilità. Il segreto di questa iniziativa è stata proprio la sinergia tra le varie vari enti, che siano enti pubblici, che sia l'università, che siano gli istituti di formazione e pure i rappresentanti del settore, quindi proprio gli agricoltori. Quindi questa è stata un'iniziativa che ha quindi dato dei grossi risultati proprio per questa opportunità, quindi utilizzando sempre tutto ciò che era comunque compatibile con l'ambiente, sfruttando comunque anche tutto ciò che era innovazione. Coinvolti nel progetto anche gli studenti dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, importante il supporto dell'Università Politecnica delle Marche nel progetto OliveJet. Come Università Politecnica delle Marche abbiamo cercato di portare quel grado di innovazione che permettesse all'olivo di avere sul territorio poi un impatto multifunzionale. Per questo abbiamo portato avanti sia la selezione di materiale genetico locale con la possibilità di moltiplicarlo in vitro, sia l'ammiglioramento delle tecniche di coltivazione di impianti tradizionali con miglioramento della potatura e immissione di tecnologie per poter vedere la pianta, metterla nel computer, analizzarla e avere dati sul territorio di quanto è la necessità poi di potare, di gestire e da dove cominciare. Quando nel 2020 abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto di ricerca, immediatamente abbiamo messo a disposizione i nostri terreni e le nostre competenze per realizzare questo progetto, non tanto
per noi quanto per i nostri studenti, in maniera che avessero l'opportunità di partecipare in maniera reale e non simulata alla realizzazione di questo impianto. L'impianto prevedeva una parte tradizionale con un sesto di 6 metri per 6 e un impianto ad alta densità, quindi qualcosa di innovativo per quanto riguarda il nostro istituto.